Buonasera cari amici di Padre Pio TV. Ci ritroviamo anche questo lunedì con la rubrica La vita come dono, che mette al centro quest'oggi un carisma e una spiritualità importante, quella di Padre Matteo d'Agnone. Ci troviamo proprio nel suo paese natale, ad Agnone nel Molise, lui che nacque qui nel 1563. E in questa giornata vogliamo mettere in luce proprio il suo carisma, soprattutto il suo carisma di grande esorcista, nacque qui ad Agnone, dotato di viva intelligenza il giovane studiò prima filosofia e medicina presso l'Università di Napoli. E essendo il suo direttore spirituale un padre gesuita, lui abbracciò l'idea di, eh, di diventare cappuccino. Infatti, e, ebbe dal Signore anche eh, della, il dono della profezia e dei miracoli. Il cappuccino è conosciuto soprattutto per una vita di estrema penitenza, ma anche e soprattutto perché operava delle guarigioni. E quest'oggi metteremo in luce eh, proprio questo. Esorcista sia da vivo che da morto morto da morto questo carisma questo carisma di padre Matteo D'Agnone che è stato riscoperto da padre Cipriano De Meo. E proprio con lui conosceremo meglio questa figura. Lo facciamo entrando in chiesa dove sono custodite le, delle reliquie appartenute proprio, appartenute proprio al servo di Dio, incontrando il vice postulatore della causa di beatificazione e di canonizzazione, padre Cipriano De Meo, che è frate minore cappuccino della provincia di Sant'Angelo e padre Pio, per conoscere meglio questa bella figura. Seguitemi. E ci ritroviamo in compagnia di Padre Cipriano De Meo, che è il vice postulatore della causa di beatificazione e di canonizzazione di Padre eh, Matteo Dagnone. Grazie Padre Cipriano per l'accoglienza qui ad Dagnone in questa giornata molto importante. Chi era Padre eh, Matteo? Ecco, vorrei rispondere a questa domanda. Chi è Padre Matteo? Non è semplice. Però ci troviamo dinanzi a un colosso di santità, di dottrina, eh, di apostolato, perché lui eh, non conosceva il, lo star fermo, o stava dinanzi a Gesù sacramentato a pregare e anzi, anche dinanzi al Santissimo Sacramento scriveva le sue prediche. Perché io nel vedere tutti i suoi scritti mi meraviglio sempre, dove trovavo il tempo per poter eh, comporre e poi predicare anche in questo, le sue lezioni diciamo, di, di teologia e di morale. Eh, per me padre Matteo eh, è una figura che va riscoperta eh, anche se dopo tanto tempo eh, noi sentiamo il bisogno di sentire la sua voce e il suo insegnamento oggi in modo particolare in quanto ha il suo insegnamento eh, ortodosso, scrupolosamente ortodosso. Ecco, noi siamo qui ad a Agnone, dietro le nostre spalle eh, delle reliquie conservate di, di Padre Matteo. Sì, una reliquia se non sbaglio è l'osso della spalla. Eh, fu chiesto ufficialmente dal clero di Agnone in occasione della ricognizione canonica fatta nel 1978 e fu concesso dal vescovo dell'epoca, dal padre provinciale e anche dal sottoscritto. Ecco, tanti giungono qui in preghiera dinanzi alle reliquie. Non so, qui c'è un po' di freddezza d'Agnone, ecco. non tanto eh, dal punto di vista clinico, diciamo, climatico. Ecco. Eh, eh, comunque, io mi auguro che. Questa figura venga, a venga riscoperta sempre eh, di Agnone più. Agnone, in modo particolare, perché eh, adesso stanno facendo il gruppo di preghiera e io incoraggio, sono contento, perché nella città natale, pare Matteo c'è anche questo focolare di preghiera. Insomma. Ecco, dalla biografia ci risulta che lui voleva diventare medico, si ritrova ecco, dal, eh, dal sanare, voler sanare i corpi, poi si ritrova a sanare l'anima, lo spirito, lui è conosciuto come un grande esorcista, sia da vivo che da morto. Sì, dunque, eh, quando partì da Agnone eh, per motivi eh, storici, senz'altro, eh, fu portato a Napoli, dai suoi genitori e lì nacque, è come tante volte capita, senza pensarci, la vocazione è a farsi cappuccino, ma andò a Napoli per studiare filosofia e medicina, quindi aveva questo programma anche perché era l'unico figlio maschio e i genitori ci tenevano a portare avanti un nome di questo genere, insomma, e poi si è incontrato con un suo coetaneo che studiava anche lì a Napoli che poi fu cappuccino anche lui eh, di Trivendo eh, e poi parlando tra di loro hanno capito che la loro vita non era quella che avevano scelto loro eh, e andando ai cappuccini decise, di, di decise di diventare cappuccino diciamo grande eh, esorcista eh, è anche un esempio per, attualmente per tanti esorcisti e come eh, peccato che diciamo, non è stato ricordato molto nel, nei secoli, però i documenti che noi conserviamo e che io ho pubblicato nel volume Il padre Matteo D'Agnone e il suo carino di suicidio, sono meravigliosi perché dicono un po' tutto il programma di vita di padre Matteo. Eh, da, da primo documento dove si vedeva la necessità di avere un aiuto dall'alto e bastò la sua presenza, la sua umiltà, eh, chiamata dal superiore, eh, si è presentata nell'altare dove c'era questa donna di Castel Bolognese, eh, posseduta dal demonio, e il demonio appena visto eh, questo fraticello, ecco, eh, è scappato via. Ecco, è riconosciuto come grande esorcista, però come eh, lei appunto ci diceva anche grande teologo. Sì. La sua teologia si vede in modo chiaro dai suoi scritti. E anche vedere le lezioni di teologia fatte in latino, eh? è conservato in latino, quel latino classico dove c'era maior, minor, ergo, ecco, eh, maggiore, minore, dunque la conclusione. Eh, un latino bello, pulito, ecco, a eh, parte quelli in latino, anche quelli in italiano. In italiano. Eh. Ecco, eh, padre Cipriano, eh, noi siamo qui in questa giornata, qui ad Agnone, 31 ottobre, il giorno ecco, del, eh, della nascita al cielo di, eh, di padre Matteo, eh, per la presentazione anche di un eh, docufilm. Eh, che, ecco, che cosa vuole mettere in luce questo, questo documentario? Questo documentario vuole mettere in luce il padre Matteo dotto e santo, ed esorcista anche. Naturalmente, sono punti di riferimento molto validi oggi. Per quanto riguarda eh, il suo apostolato esorcista, anche oggi eh, lo fa in modo meraviglioso: basta invocarlo, ripetute anche le invocazioni, che il demonio eh, ne, ne dice tutti i colori contro, che sa di trovarsi un grande nemico. Ecco, per quanto riguarda la causa di beatificazione e di canonizzazione lei come vice eh, postulatore a che punto siamo e cosa ci auguriamo per il futuro? Dunque, fu fatto regolarmente il processo diocesano, cominciato da Monsignor Angelo Criscito e poi chiuso con Monsignor Michele Seccia eh, alla presenza del postulatore e poi eh, come dire, è stato portato tutto a Roma. A Roma hanno stampato la Posizio, cosiddetto il volume della, della Posizione e hanno fatto del, del, eh, degli appunti a cui noi dobbiamo rispondere. Ecco un messaggio oggi di Padre Matteo a tutti coloro che ci ascoltano. Il messaggio è quello di sempre, però in un modo molto più incisivo, fatto da un santo. Eh, non è il predicatore eh, generico che parla perché deve parlare, ma è uno che vive la sua dottrina e la insegna col suo senso. Grazie Padre Cipriano. Abbiamo incontrato Padre Cipriano De Meo, vice postulatore della casa di beatificazione e di canonizzazione del servo di Dio Padre Matteo D'Agnone. Adesso vogliamo incontrare il preside Carrese che è responsabile del gruppo di preghiera dedicato proprio a Padre Matteo qui ad Agnone. Siamo con il preside Mario Carresi che è eh, il responsabile del gruppo di preghiera padre Matteo Dagnone qui a esatto, Dagnone. Grazie sì. per l'accoglienza. Grazie a lei per essere venuto. Ecco, come nasce eh, questo gruppo? Quando? Beh, il gruppo è nato con un po' di ritardo rispetto agli altri gruppi che si sono formati altrove e oserei dire in, in buona parte dell'Italia meridionale. E siamo stati rimproverati giustamente con quella dolcezza tutta francescana di cui è capace padre Cipriano, perché solo in Agnona non era ancora costituito questo gruppo. L'abbiamo formato a dicembre dello scorso anno. Ci riuniamo ogni tanto, non in maniera intensiva, questo sarà fatto quando il gruppo si sarà consolidato, anche sulla scorta dei consigli che ci saranno dati dalla, da Foggia. Ecco, ehm, da io, certo. Ecco, eh, chi fa parte di questo gruppo? Ci sono giovani, ci sono. Ci sono anche dei giovani i quali però essendo impegnati all'università in questo periodo sono assenti. Sì. Generalmente pensionati, ma c'è eh, un una bella intesa fra noi. Siamo una ventina di cui dieci attivi. E 10 meno attivi. Ecco, Padre Matteo è riconosciuto come un grande esorcista. Com cosa sì. oggi Padre Matteo può dire ancora ai giovani e soprattutto alla cittadina di Agnone? Ma guardi, se facciamo un'analisi comparativa tra quello che ha detto la Chiesa in tempi successivi e quello che disse 400 anni fa Padre Matteo, noi ci accorgiamo che Padre Matteo ha precorso i tempi sapientemente, e dal punto di vista teologico, in molte, molti problemi anche di grande attualità. E basti pensare così, alla, alla virginità di Maria, che è madre nella virginità che è vergine nella maternità, è un problema dibattuto sui tempi, di cui egli ampiamente ha dato conto nelle prediche, nelle conferenze in tutti i posti dove andava chiamato dalle popolazioni che erano più che eh, contente del suo pensiero filosofico perché era filosofo, era medico, era oltre che teologo. E che cosa lei dice può darci di attualità? Beh, io oso rispondere in questo modo, dipende dal Dio che vogliamo. Sai perché? Perché oggi vogliamo un Dio che, che tiriamo per la, la saccoccia, che tiriamo per, per la giacca, e cioè vogliamo mantenere i nostri privilegi. A un certo momento il Dio di cui ci ha parlato padre Matteo D'Agnone era un Dio, un Dio di grazia, un Dio non di grazie, ma di grazia, grazie. cioè eh, il Dio della Bibbia, il Dio che è capace anche di farci delle grazie, ma che non dobbiamo assolutamente tirare dalla nostra parte facendo credere a Dio, figuriamoci, che eh, siamo noi a dirigere la nostra vita. Ecco, in questa chiesa eh, ci sono, sono conservate delle reliquie sì, del servo di Dio sì. Matteo D'Agnone. Tanti giungono qui anche per una eh, preghiera dinanzi ecco, alle, alle reliquie. Sì. Non è molto conosciuto diciamo, da questo punto di vista, nel senso che si fa capo a Serra Capriola, dove è ovviamente è morto, sappiamo che è morto e dove eh, comincia dal punto di vista ecclesiale ed ecclesiastico il, il suo dies Natalis, perché i Santi, i servi di Dio, eh, fanno coincidere. La data di Beh. nascita con la nascita al Ciro certo. Da noi è nato fisicamente e noi gli vogliamo bene, anche se lo abbiamo scoperto con l'età. ritardo. Cosa si augura per il futuro di, ecco, di padre Matteo D'Agnone, per, anche per, soprattutto per questa cittadina? Beh, eh, intanto una ripresa, soprattutto nei giovani, di valori che sono stati un po' accantonati e che costituiscono sempre l'essenza della vita. Questo la storia ce lo insegna, perché nei periodi difficili eh, la, lo Spirito soltanto è in grado di dare all'uomo itinerari precisi. Noi abbiamo intenzione di farlo conoscere meglio come gruppo, di pregare per lui perché sia riconosciuto ufficialmente l'altare per lui. E abbiamo in tal modo anche intenzione di chiamare ha raccolto i giovani intorno a lui perché così ha saputo fare nel passato. Non riuscì il suo intento di rappacificare Capaballe e Capamonte. Dall'epoca da storica, enormemente addietro, dal tempo del Medioevo, ognuno era diviso in Capaballe e Capamonte. Queste, queste situazioni le abbiamo ereditate e cercheremo di convolverle adesso nel suo spirito, nel suo, nome. nel suo nome, attraverso la preghiera che faremo a lui per il riconoscimento della santità. Come ha conosciuto padre Matteo e come è nata l'idea di realizzare un docufilm? Come ha conosciuto padre Matteo e da dove è venuto l'idea di realizzare un film documentario? Nel 2013 Nagrywałem inny film dokumentalny o egzorcyzmach z ojcem Cipriano de Meo, ale też z ojcem Gabrielem Amortem. I podczas spotkania z ojcem Cipriano dowiedziałem się o ojcu Mateo. W 2003 roku realizator Primo pierwszy film z egzorcista Padre Amort. Man, que, una partecipazione di Padre Ciprano e allora sono venuta a sapere del Padre Matteo. Da Agnone, luogo di nascita di Padre Matteo, ma anche Serra Capriola dalla Polonia all'entroterra italiano per visitare i luoghi di Padre Matteo. Come è arrivato e come si è trovato? Polski aż tutaj do środkowych Włoch. Jak to się stało, że pan tutaj się znalazł i proszę wyjaśnić. Przez pięć lat e, posługiwałem przy egzorcyzmach u polskiego egzorcysty, e, bardzo doświadczonego księdza Jana Szymborskiego. E, I opowiadałem e, moim znajomym o tych wszystkich e, rzeczach, których byłem świadkiem. One bardzo wpłynęły na, e, na rozwój mojej wiary. E, I postanowiłem zrobić film, ten pierwszy film, pod tytułem Jak pokonać szatana. W którym, w którym właśnie chciałem spotkać się z autorytetami od tej dziedziny, żeby oni mogli dobrze wytłumaczyć tę kwestię. Ale jeszcze chcę potem dodać jedną rzecz, żeby ona nie pytała za chwilę znowu. 5 e, Anni. E, Jutawo kome asystenta, a un ezorcista Polako, molto esperto.

Odchodząc, już wiedziałem, że muszę zrobić film o, o nim, ja miałem takie wewnętrzne po prostu. Quando sono venuto qui eh, l'anno scorso, eh, quando ho pregato davanti alla tomba di Padre Matteo, eh, dopo questa preghiera, allontanandomi da eh, questo posto, proprio nel cuore, ho sentito questo grande desiderio e sicurezza di voler realizzare il film su questa persona. Que Film proprio de Mateo. devo devo far Quali są gli aspetti che più si vogliono mettere in luce in questo film Jakie aspekty chce pan podkreślić naświetlić w tym filmie? Przede wszystkim świętość życia ojca Mateo i to, że dzięki niemu też widzimy Skutki działania złego ducha, który, który po prostu e, m, boi się tego obdarowanego przez Boga e, zakonnika, wciąż działającego dzisiaj. Prima di tutto, voglio, far, voglio mostrare la santità di vita di questo servo di Dio, ma anche effetti dell'azione di Maligno. Che Kontinua la sua opera. Ewisuto e... e, tanti secoli fa, que cosa può oggi, ancora oggi? E, Żył wiele, wiele wieków temu. Co może w nim dzisiaj przyciągać, być atrakcyjnego? E, to, że był bardzo e, oddany Panu Bogu, był bardzo pokornym e, zakonnikiem. E, I e, Głosił kult maryjny w tamtych czasach, kiedy, kiedy no, to było bardzo ważne. Jego kazania dzisiaj są studiowane i okazuje się, że jest w nich wiele mądrości. Wygląda na to, że tak jakby był natchniony też przez Pana Boga, ponieważ pewne rzeczy w kościele zostały uznane później, a on już wtedy o tym wiedział. E mi ha attirato la sua ded di dedicazione al dio la sua eh, grande umiltà quello che nei eh, suoi tempi al secolo eh, era molto mariano dedicato alla maria madonna ehm, quello tutto quello sembra che molto ehm, che dava molto ascolto a Dio, che proprio Dio parlava a lui eh, con questa grande sicurezza. Mm -hmm. Grazie. Mm, grazie mille.